Salve, siamo qui al Giffoni Film Festival in presenza del segretario generale Associazione Anio. Buongiorno. Buon pomeriggio. E dell'attore di Young Europe, Giulio Ginnetti. Buonasera. Allora, tutto comincia con l'Associazione Anio, che ha promosso un'iniziativa sulla sicurezza stradale e promosso anche dal Ministero dell'Istruzione e dalla Sapienza, dal Dipartimento di Psicologia. Qual è l'obiettivo fondamentale di questa iniziativa? L'iniziativa è realizzata insieme alla Polizia Stradale, all'Università La Sapienza di Roma. È un'iniziativa italiana che è stata portata in tutta Europa e ha visto il coinvolgimento di 15 paesi che hanno ripreso la nostra attività e il nostro progetto e ha consentito di realizzare trasversalmente un'attività di sicurezza stradale con la bandiera italiana. Questa attività ha avuto la sua massima espressione nella realizzazione di un film che nasce come film didattico per cercare di trasferire ai giovani in modo particolare quali sono i corretti comportamenti che bisogna adottare quando si è alla guida di un mezzo, ed è diventato un'opera cinematografica a tutti gli effetti che appunto abbiamo voluto portare qui al Giffoni Film Festival. Sì, proprio questo volevo chiedere: perché avete scelto proprio Giffoni Film Festival per divulgare questo messaggio? Perché gli incidenti stradali hanno il loro impatto maggiore sui giovani, muoiono oltre 1100 giovani al di sotto dei 30 anni ogni anno, circa 20.000 rimangono invalidi a vita, conseguentemente i giovani sono il target sul quale bisogna operare e lavorare per cercare di ridurre questa che, dai numeri che ho appena esposto, è una strage quotidiana praticamente. Il Giffoni Film Festival consente di parlare a giovani con un linguaggio e con una modalità di comunicazione che è sicuramente quella che i giovani recepiscono meglio, quindi speriamo, attraverso il film che noi proietteremo questa sera e attraverso il messaggio che dal film si ricava, di riuscire a salvare qualche vita. Come vi muoverete in futuro? Ma le nostre iniziative sono costanti e continue su tutto il territorio nazionale. Domani partirà un'attività che si chiama Guido con Prudenza, che va avanti da 8 anni e riguarda la guida in stato d'ebbrezza. Noi siamo stati i primi insieme alla Polizia Stradale a portare in Italia il guidatore designato, cioè il soggetto che all'interno di un gruppo decide per una sera di non bere perché porterà poi i propri amici a casa, e oggi è diventata un'iniziativa a livello nazionale. In più interveniamo su tutti i fattori che creano incidentalità, cercando di sviluppare la formazione per i giovani attraverso le scuole, attraverso i corsi di guida sicura, attraverso l'istruzione sui sistemi che servono per condurre un mezzo a due ruote. Insomma, un'attività a 360 gradi che poi vede chiaramente la sua massima esposizione nella comunicazione. Facciamo delle campagne di comunicazione che servono a sensibilizzare, a diffondere i corretti comportamenti alla guida. Giulio, ci puoi parlare della trama del film Young Europe e quale personaggio interpretavi? Il film si divide in 3 capitoli, uno ambientato a Roma, di cui sono il protagonista insieme a Maria Luisa De Crescenzo e Riccardo Leonelli, Federico, il nome del mio personaggio, uno ambientato a Parigi e uno a Dublino. Praticamente la storia non parla esclusivamente di incidenti stradali, si concentra proprio sulla vita di questi ragazzi, sulle vicende che la compongono. Poi però, come è importante, come Matteo, giustamente il regista, è riuscito, il taglio importante che è riuscito a dare a questo film è stato quello di creare un forte impatto finale che arriva diretto ai giovani e quindi li fa riflettere su quella che è una problematica, come ha detto precedentemente Umberto, veramente importante. Ok, vi ringrazio. Intervista è finita. Grazie.